Sapete perché amo Halloween? Le ragazze tirano fuori la Pamela Anderson che è il loro almeno per una sera. Se una si veste da strega diventa una sexy strega. Se una si veste da gatta diventa una sexy gatta. Da infermiera... Barney, si è capito. Una sexy infermiera. Non ho mai trovato il numero e non l'ho più rivista. Ma ogni anno c'è la festa di Halloween in terrazza. Ed ecco dove vado. Dai, Ted, sono passati 4 anni. Lei può essere fidanzata o sposata o... Dio non voglia, ingrassata. No, no, quest'anno no, scordatelo, tu sarai il mio secondo pilota, metti queste taggi. Ma grazie, preferisco la scheda elettorale. Io comincio a preoccuparmi. Il tuo ego stacca segni che il corpo non può onorare. Ok? Ecco il piano e cerca di non interrompere. Le modelle che sfilano per Victoria's Secret organizzano un party. Credimi, alla fine della serata la tua scheda sarà sotto a qualche letto. Mi farò dire no dalle modelle un'altra volta stasera. Io vado su in terrazza, mi berrò qualche birra e aspetto la zucca super sexy. Non voglio nient'altro. Le top model di Victoria's Secret che girano mezze nude, oppure gli ex allievi di Yale che riesumano il loro stupido coro a cappella. Come dice sinistra, la destra è una rottura, molto di più. Comincio a salire. Care mani, siamo rimasti solo in 3. Come dici? Mi batto il 5, giusto? Ciao. Ehi, come va? Che combinazione, lo sai che io faccio collezione di conchiglie? Già. Ma certo, quindi vuoi che ti dia anche queste? Beh, se spieghi la battuta si perde tutto il gusto. Barney, ci hai ripensato? Sì, esatto. E ti sei cambiato il costume? Alla festa di Halloween porto sempre 2 costumi. Così, nel caso incontrassi la ragazza più sexy del mondo, ho una seconda possibilità di fare colpo al primo colpo. Lasciami indovinare. Non sono l'unico ad aver fatto la battuta sulle conchiglie. Sei solo il milionesimo. Mi scuso a nome di tutti gli uomini. Per farmi perdonare, ti verso da bere. Oh, perché ti sei vestito da diavolo? Oh, perché mi piace tanto mettere le corna. Già. Addio. Ah, va all'inferno. Un momento. Tu non eri vestito da soldato? No, no, sarà stato un altro. E in ogni caso era un Top Gun. Non so perché ti ho dato il mio numero. Però l'hai fatto, grazie. Sì, beh, ridammelo. Non ci penso neanche, me lo sono guadagnato. Prima o poi ti chiamerò. Ehi, sappi che non uscirò mai con te. Ma tanto non saprai mai chi sono io. Io sono un mago del travestimento. Già. Il gioco è fatto, lei trova l'anima gemella e funziona. Chiedetelo a tutte le mie coppie felici e innamorate. E queste sono solo le più attraenti, ce ne sono molte altre appese in bagno. Love Solutions, Ellen Pierce, un barlume di speranza per tutti i single di New York. Robin Scherbatsky, quella che è entrata era una cliente. Certo. Mettiamoci in coda. Dove? Ted, quelle donne sono disperate e sono a caccia, è un cocktail perfetto. Una shakerata e il letto è servito. Ted! Corri, la mia barca sta affondando. Come? La barca sta affondando. Tu hai una barca? Sì, l'ho presa a un'asta giudiziaria. Mi hanno chiamato adesso. È inclinata di 45 gradi a dritta. Rischia di capovolgersi. Presto, andiamo. La barca che affonda. Buona questa. Ragiona, Ted. Qui abbiamo una grandissima opportunità. Troviamo la nostra anima gemella. Ce la facciamo e tanti saluti e grazie. Ma non so, No, 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 un momento. È necessario affrontare la questione. Alzi la mano chi di voi oggi ha fatto delle avance a una ragazza impegnata. Cominceranno a cambiare. No, avanti, Barney. Secondo me sei paranoico. Adesso esagera. Si può sapere cosa vuole quella? Ehi! Ciao, abbiamo un appuntamento. Dici davvero? Ah, sai com'è? L'ho conosciuta su internet. Sono stufo dei soliti amori da bar, delle storie mordi e fuggi. Adesso io cerco l'anima gemella. Una donna da amare, da coccolare. Almeno questo è quello che ho scritto sul mio profilo. Quella ragazza desidera sempre le stesse cose.
E io mi sento soffocare. Anzi, Ted, chiamami dall'ospedale. D'accordo. Devi andare in ospedale. No, è solo una tattica. Io lo chiamo e lui finge che uno dei suoi familiari sia finito in ospedale per un incidente. Oh, signore, no. Fingere un'emergenza è la scusa più bieca che un uomo possa usare per tagliare la corda. Mi aspettavo di meglio da te. Beh, abbi fede, sto riflettendo su una certa teoria. Ma nel frattempo il dovere mi chiama. Ehi, ciao. Scusa un attimo. Pronto? Il mandrillo. Oh, ciao, zia Katie. C'è qualche problema? No, nessuno. Sono qui tutta sola e continuo a pensare a quanto mi arrabbi. Un incidente? Dimmi, lo zio Rudy se la caverà. Zia Katie ha un desiderio che solo tu puoi realizzare, ragazzaccio. Oh, no! Ma come gli è venuto in mente di costruirsi un elicottero? Ti prego, corri, portami il tuo corpaccione con annessi e connessi. Beh, se gli serve un trapianto puoi contare su di me. Aspettami lì, arrivo. Io... zio... zio Rudy! Ci sentiamo. Segna tutto sul mio conto. Ecco, Katie, vi dico in breve. Ieri sera la folgorazione. Cosa manca nel mondo degli appuntamenti al buio? Il diritto di recesso. Il diritto di recesso, come per gli acquisti? Sì, esatto. Dal momento dell'incontro hai 5 minuti per decidere se vale la pena investire un'intera serata. E se non ti va, lo dichiari amici come prima. Ognuno per la sua strada. Tanti saluti, eh? Il diritto di recesso, ecco il segreto. Potrei anche cominciare da stasera. Ciao, Katie. Barney. Ciao, che bello, finalmente ci conosciamo. Già. Katie, ti comunico che tu stai per entrare nella storia. Mi bene. Dillo alle tue amiche. È un'idea grandiosa. No, io sono un illuminato. Diritto di recesso, la legge del futuro. Trovo che questa tua idea del diritto di recesso sia il simbolo della crisi delle relazioni nella nostra società. No, sbagliato, è un'idea da Nobel. Ci vogliono ben più di 5 minuti per conoscere una persona. Se rifiuti gli altri così in fretta, ti perderai qualcosa di prezioso. Va bene. Appuntamento al buio. Seduto di fronte a te c'è quel tizio là. Credi davvero che ci vogliano più di 5 minuti per capire che non ci sarà una seconda volta? Sì, ne sono sicura. Potrebbe anche essere la mia anima gemella. Pessima mossa, Scherbatsky. Ciao. Tu la conosci, Robin? Ciao. Ciao. Ha detto che non è grave. Dunque, ieri ho conosciuto questa Jackie. Caspita, Jackie, mi hai fatto veramente un'ottima impressione. Ho la sensazione che noi due potremmo anche finire la serata. Oh. Senti, non te la prendere. Mi appello al diritto di recesso. Lo conoscono tutti, quindi esiste. Il diritto di recesso è una realtà. Dovevo chiamarlo la legge di Barney. Ma ti rendi conto? Robin, quello che si goda il momento. Il ringraziamento in uno strip club, vi va? Il Lusty Leopard propone un super buffet per il ringraziamento e uno spettacolino. Heather vestita da pellegrina e Misty con le trecce da indiana. E le due condividono la stessa pietanza. Oh, Barney! Ah, domando scusa, nativa americana. Sì. È proprio squisito. Vero? Ve l'avevo detto io. Dà una bella occhiata al tavolo numero 4. Guarda quella fata in fondo. Nanerottola ma con un fior di davanzale. Stupenda nanerottola pettoruta. E come l'agganci? Quale sarebbe la tua frase ad effetto? Non le dico. È arrivato papà. Cosa è arrivato papà? Sì. Cioè, tu adesso vai da quella ragazza e per riuscire a rimorchiarla le dici è arrivato papà? E lei dovrebbe cascare ai tuoi piedi? È una frase azzeccata. Io mi domando perché non lo hai mollato prima. Lo so, ho sprecato 2 anni della mia vita con quello scemo. Ma adesso, con il primo che arriva, mi rifaccio e con tutti gli interessi. È arrivato papà. Magari col secondo. Ascoltatemi bene, devo dare una lezione a un amico, quindi tu mi hai dato il tuo numero. Vediamo, ti chiami Amy. Signore?